Ok, obiettivo di oggi: masterare il primo livello di Sifu, le basi di Sifu e sbloccare altre di queste abilità molto semplici. Intanto ho scoperto che c'è un piccolo passaggio segreto che ti fa skippare tutto il cazzo di livello, però non ti fa fare XP e non ti fa affrontare tutto. Dato mi devo ricordare come si gioca perché è da un po' che non lo apro. Andiamo, che ci serve XP, quindi dobbiamo massacrare per bene la gente. Mi sento pronto. Bellissimo. Non sei molto sveglio, Joe. Perché l'ho chiamato Joe? Bro. Vabbè. Adesso una delle parti secondo me più belle del primo livello. Dai. Dimentico sempre che devo fare il counter per farli volare. Brava, mi ha tirato un pugno. Bro, tranquillo che ti apro. Un obiettivo anche di questa roba è masterare il primo boss. Cioè, non voglio seccarlo subito perché tanto ormai l'ho imparato. Ultime parole famose, guardate. Bello, questo non l'ho mai preso, sto bastone, l'ho visto e ho detto, vabbè, figata. È rotto? Aia, già si è rotto sto bastone. Guarda che è una scopa e l'ho tirata in bocca a una persona un paio di volte. Bravissimo. Cazzo, lo sapevo che andavi in rage. Ah, l'ho missato. Perché? Oh, siete proprio duri voi che andate in rage, eh? Oh, giù. Ah, cuccia. Madonna mia, che diventano Bruce Lee. Diciamo che con non dovendo stare in live qui è molto più... minchia.
Bisogna essere calmi mentre si combatte in Sifu comunque. Oh, quelli lenti proprio non ce la faccio, eh. Non ce la faccio, proprio non ce la faccio. Ui! Bravissimo. Ah, va preso. Vaffanculo. Non oggi. Non oggi. Questi sono letteralmente piccoli cosetti di vita. Giù. Ma chi è che mi tira le bottiglie dietro la testa? Maledetti. E tu quello che va in rage? Ah, vaffanculo. Dove vai, Sifu? Beh, venghi lei. Grazie. Effettivamente mi serviva. Dentro c'è una sorta di mini boss opzionale, però che vi dà un power up, e i power up noi ce li teniamo attraverso tutto il gioco, quindi ci conviene farlo. Ah, è vero, perché lei la chissà quante volte l'avrà fatta, sarò. Ah, fanculo. Bisogna temere la vita. Questo dovremmo comunque riuscire a farlo, perché noi puntiamo al 3000 di XP, che ci permette di acquistare una full skill da 500. Ecco, il passaggio segreto porta direttamente qui, ed è una cosa... Che poi il passaggio segreto è quella porta iniziale che abbiamo trovato anche in live. Che era chiusa, però giustamente abbiamo poi ottenuto le chiavi. E le prove tra un ciclo e l'altro, chiamiamole così, le manteniamo. Ah, cazzo, non l'ho vista. Anche quella l'avevo visto. Siete porca puttana tanti. Ok, la combo? Vieni qua. Questa solitamente va in rage. E invece a sto giro no, mi sa che sarà il vecchietto.
I pity you. Sei serio, zio? Cazzo, ma perché tu? Giù. Le prese sono una parte fondamentale di Sifu, è incredibile. Sono veramente... Bisogna impararle perché ti permettono di disarmare, di fare... Che cazzo c'ho in mano? Oddio, si è ribuggato un'altra volta. Prendi sta cosa del bambù, in grazia di Dio. Zio, zitto. Madonna. Accuccio. Eccoci qua dal boss finale. E a sto G... Abbiamo fatto così tanto di punteggio. Prendiamolo. Quello è importantissimo perché ci permette di spaccare... Cioè di fare più danno alla postura avversaria. Che essenzialmente in Sifu significa shottare l'avversario. È un po' come l'equilibrio di Sekiro. L'unica cosa che non sono riuscito a trovare è la chiave per aprire sta dannata porta. Magari tipo nelle cose più avanti, nei livelli più avanti si troverà tipo la chiave della stanza di questo e ci possiamo andare. Eddio. Giù. Voglio provare a... Madonna, quanto danno all'equilibrio gli facciamo. Scusate se lo chiamo equilibrio, ma è problema di Sekiro. Vedete, queste prese permettono di fare danni. Ah, cazzarola. Giù. Eccoci qua. Ah, è vero che fai sempre sta roba. Controller? Datemi un attimo perché ogni tanto c'è un problema con Sifu. Che non ho capito se è un problema del mio controller, ma non vanno letteralmente i tasti. Ah, cioè proprio non te ne è fregato niente. O me la dimentico sempre che fa quell'attacco dopo. Ah, peccato. Peccato. Stavo per farla perfect, eh. E adesso mi è capitata soltanto una volta. Vero. Come, non me la devo proprio imparare. Me la devo imparare quella roba.
Ah, ma questa si può schivare, Emily. Non ti voglio uccidere, non ancora. Non ti voglio uccidere, voglio impararti. Voglio impararti, cazzo. Però come te lo tolgo l'equilibrio? Perché... potremmo provare a fare un po' di... parry. Sono veloce, eh. Risparmia. Che cazzo vuol dire risparmia? Come risparmia? Che vuol dire? Che cazzo stai a dire? Puoi fare la sorta di... Vabbè, che abbiamo massacrato non so quante persone. Vuoi fare la pacifist? Sei la prima volta che gli spacchi la... la barra, non lo uccidi e gliela rirompi? Puoi fare la pacifist? Mi sa. No, lo sta per riammazzare. Ma che cazzo dici? Cosa cazzo stai dicendo? Devo stare zitto che è tardi. Cosa cazzo dici? Puoi fare la pacifist in Sifu? Ma tu me le fai così ste cose? Ma questo doveva essere un gameplay di merda in cui uno mastera le cose. Non doveva essere una scoperta. Perché probabilmente se Sifu tipo li uccide tutti, compreso, compreso Yang o Yang o come cazzo si chiama, diventa come Yang, si fa consumare dalla vendetta, magari, o qualcosa del genere, diventa cattivo, mentre se la fai pacifist no? Ma io sono esterrefatto. Questo doveva essere un gameplay di merda in cui farmavo come un porchettone. E mi sa che invece lo concludiamo qui. Lo concludiamo qui. Io sono senza parole. Poi ne farò un altro dove farmo, però. Ma mi ha dato più XP. No, però...